Giorno 16 novembre 2018 si è svolto nella biblioteca del liceo scientifico un importante incontro con il geologo Fabio Procopio e la geologa Giuliana Teti. Questo incontro, fortemente auspicato dalla dirigente Teresa Agosto nell'ambito degli approfondimenti didattici per le quinte classi e organizzato dalla professoressa Valeo, docente di scienze, ha lo scopo di far conoscere ai noi ragazzi il nostro territorio e farci approfondire lo studio delle problematiche che affliggono e caratterizzano la nostra regione, oltre che a sensibilizzarci sugli eventuali rischi dovuti alle calamità naturali. Ma perché è importante studiare la geologia? Ci consigliereste di intraprendere un percorso universitario? Consigliarla per un motivo semplice, perché io l'ho fatta e mi sono trovato benissimo. È una materia particolarmente affascinante ed è una materia che avvicina tantissimo l'uomo, diciamo, di strada, perché la geologia fa parte di noi. Noi viviamo sulla terra e la morfologia che ci incontra, la montagna, il fiume, è geologia nel vero senso della parola. Quindi più conosciamo noi la superficie della terra, quella a diretto contatto con noi, e più noi possiamo conoscere i georischi, che sono il vero problema di questo periodo. Quanto è importante la pianificazione delle abitazioni in base al territorio? Allora, è molto importante ridurre la vulnerabilità appunto delle nostre abitazioni, e per fare ciò c'è la necessità di realizzare dei piani. La Protezione Civile ogni anno, insieme ai comuni italiani, gestisce questa pianificazione realizzando anche gli studi di microzonazione sismica. Questi studi hanno la necessità appunto di determinare quali sono le modificazioni appunto che può sopportare in superficie il territorio in seguito ad eventi in genere calamitosi, come possono essere i terremoti. Per cui per costruire in zone sismiche, altamente sismiche come il nostro territorio, è necessario appunto progettare e pianificare in maniera antisismica, quindi realizzare appunto delle carte che tengano conto di come le onde sismiche attraversano i vari terreni. Per cui dopo la realizzazione di queste carte, che ci informano quindi su come i vari terreni rispondono all'attività sismica, allora lì in quel caso si possono realizzare delle strutture che siano adeguate sismicamente. Ovviamente c'è anche la necessità di dover realizzare queste strutture lontano dai pericoli, quindi dalle eventuali frane, dagli eventuali alvei fluviali, oppure lontano dalle coste per quanto riguarda i rischi, come ad esempio il rischio tsunami, che è molto importante soprattutto lungo il nostro litorale.